Arezzo perde 1-0 a Scandicci, possiamo dire un passo indietro al di là del risultato, ma anche per l'approccio alla gara, soprattutto nel primo tempo, magari condizionato dal campo, però uno Scandicci più aggressivo, più tonico, che ha approfittato poi di quell'erroraccio sul gol del 1-0, poi da lì è diventata veramente difficile, Cali, sei d'accordo? Ma prima del gol hanno fatto un tiro in porta, da quello che si è visto oggi, il campo non ci ha aiutato a livello di palleggio, ma penso che la partita si sia risolto su un errore nostro, dunque da dopo in poi l'espulsione ci ha condizionato ancora qualcosina in più, però penso che la palla, il gioco l'abbiamo cercato di fare, abbiamo cercato di arrivare in zona rete. Io penso che il campo sia stato molto influente sul tipo di prestazione, quello sì. Questo campo agevola sempre più le squadre che giocano con l'agonismo, ma anche l'Arezzo penso che abbiano fatto un tiro in porta oltre al gol 2, non di più. Ecco, prima di chiederti degli episodi che hanno caratterizzato questa partita, vorrei sapere anche nel secondo tempo l'ingresso di Marinucci per Martinez, a quel punto in 10 non te sei sentita di rischiare con 2 punti o Martinez ha chiesto il cambio per non so per motivi fisici, come è andato? No, era un po' affaticato, ho sentito un po' indurirsi il flessore, ma tra l'altro abbiamo alzato Piccolo più avanti dietro a Marinucci, abbiamo spostato un po' il centrocampo con Piccolo, portandolo un po' più avanti, abbiamo cercato di fare qualcosina in più. Penso che abbiamo provato in tutti i modi di cercare di avere la rete portando Piccolo dietro a Marinucci, ma non ci siamo riusciti, il campo, ripeto, non agevolava chi doveva recuperare la partita. Ecco, due episodi in particolare hanno deciso questa partita, l'espulsione di Bianchini e il rigore non concesso a Rubechini alla fine. Su tutti e due gli episodi l'Arezzo ha un po' protestato, insomma, no? Il rosso esagerato per Bianchini, almeno a sentire così i primi commenti, e il fallo su Rubechini che era stato abbastanza netto dalla temperatura dal campo, che impressione ha avuto? Ma l'impressione è quella, però non mi va di commentare, perché siamo sempre dopo, si cade sul banale, non voglio trovare appigli, scuse. Penso che abbiamo commesso un errore che ci ha condizionato tutta la partita, perché è stata quella la chiave di lettura, però bravi gli altri a sfruttare la nostra ingenuità, noi non siamo riusciti a trovare la via della rete. Cosa cambia adesso con questa sconfitta? Lo Scandicci ha sorpassato l'Arezzo, insomma c'è da lottare per venire fuori dalla zona play-out. Ma c'è da lottare, lo sapevamo già prima che c'è da lottare, c'è da recuperare in settimana, pensare già alla prossima partita, dove avremo degli squalificati e dovremo lavorare tanto per uscire da questa situazione, ma lo sapevamo già, non bisogna illudersi o far credere che con 2 vittorie si possa recuperare, perché poi andiamo su campi dove, come vedete oggi, è difficile proporre gioco e tante volte per qualche episodio ci condizioni negative. Mister Bracchi aveva chiesto aggressività, agonismo, forza di carattere alla sua squadra per vincere questo scontro diretto, mi sembra che anche il campo poi ha proprio spinto la squadra a giocare con queste qualità, alla fine la vittoria è importante per voi, vittoria giusta alla fine secondo lei? Sì, vittoria credo che non sia da mettere in dubbio, purtroppo il campo ci ha penalizzato nella seconda parte, non si è visto nemmeno la superiorità numerica, devo dire che l'Arezzo nel secondo tempo è stato in campo bene, abbiamo fatto noi secondo me un primo tempo bello, veramente importante, dove potevamo anche raddoppiare in un paio di occasioni. Il campo, ripeto, siamo un po' penalizzato perché siamo una squadra che gioca, oltre che fa del suo l'aggressività e la mentalità per andare a prendere la palla vicino alla porta avversaria. Ripeto, il secondo tempo bell'Arezzo, anche se il campo non ha aiutato nessuno di due, loro cercavano di mettere queste palle su, noi non abbiamo potuto girare palla per far sì di andare a fare la superiorità numerica che avevamo in campo. Però devo dire sì, la vittoria l'Arezzo, non ho visto un tiro in porta pericoloso, anche se devo dire che non era facile giocare 55 minuti in 10 minuti. Lei ha cominciato quasi con 3 punte, no? Con Sanguinetti riferimento centrale, con Di Santo e Morelli esterni, è stata questa la mossa tattica anche in attesa per certi versi che soprattutto nel primo tempo ha messo lo Scandicci in posizione di vantaggio in campo? Ma devo dirti, guarda, che è un 3-5-2 il nostro, con Di Santo che poi si butta spessissimo dietro agli attaccanti. L'avevo preparato un po' per le qualità della difesa dell'Arezzo, per vie centrali, volevo andare per vie centrali, il campo non ce l'ha potuto permettere, poi abbiamo visto come purtroppo capita
anche altre volte a me, purtroppo nella fase destra della difesa l'Arezzo aveva qualche difficoltà, e allora a quel punto lì ho preferito andare con Di Santo da quella parte, e avevamo preparato francamente anche stamani nella rifinitura le ripartenze veloci anche da calcio d'angoli e anche da situazioni come poi è venuto il gol. Come avete visto, ha preso palla al portiere velocissimo e ha cercato di mettere Di Santo, anche perché avevo visto negli highlights anche della domenica scorsa dell'Arezzo e qualche partita prima dell'Arezzo che durava un po' fatica di sistemarsi dietro l'Arezzo in determinate circostanze. E oggi è andata bene, abbiamo preparato una cosa ed è venuta confisata. Ecco, chiedo un'ultima cosa, l'Arezzo si è un po' lamentato nel secondo tempo perché i raccattapalle non c'erano più, molte perdite di tempo, e per il rigore sul Rubechini alla fine, come l'ha vista lei dalla panchina? Il rigore era troppo lontano, ho visto l'arbitro che era lì a 2 metri, ha ammonito il giocatore, non so che dirti, ecco, sul rigore non so che dirti. Nelle altre cose che dire, abbiamo bisogno di punti, quando hai bisogno di punti. Io sono uno anche che sono abituato a fare calcio da tutte le parti e ci ho rimesso anche qualche volta a fare calcio. Oggi probabilmente si è deciso nella maniera che probabilmente da ultimo non c'era più pallone, non c'era più raccattapalle, ma questo sono cose che purtroppo in queste partite più qui possono anche capitare. Mi dispiace perché sono per fare altro calcio, però a volte fa comodo tutto, quando c'è da portapunti a casa non si guarda a faccia nessuno.